Bentrovati all'appuntamento con Palazzo di Città, approfondimento politico a cura di Infocilento, tredicesima puntata e ultima puntata del 2023. Ci ritroveremo nel 2024, però abbiamo ancora del tempo da passare insieme. Questa sera punteremo i riflettori su Pisciotta con due amministratori locali che vediamo collegati con noi. Assunta Giaquinto, assessore del Comune di Pisciotta, buonasera. Sera. E Nanni Marsicano, consigliere comunale di maggioranza, buonasera. Buonasera, buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Come sempre con noi sul canale 79, sulle nostre piattaforme, come opinionista Bruno Mautone. Buonasera Bruno. Un saluto alle spettatrici e agli spettatori di Infocilento e devo aggiungerlo e lo sottolineo, sempre più seguito. Tra l'altro, Bruno, un tema a te caro questa sera perché parliamo di Pisciotta, che in realtà non abbiamo compreso se non possiamo definire la tua terra natia. Qualcuno in una trasmissione radio disse che eri figlio di artisti di un circo perché immaginava, ti vedeva spostarti da ragazzo da paese in paese, quindi non ha mai capito il perché. Comunque sei legato anche a Pisciotta, questo lo possiamo dire. Sì, è vero, io mi ritengo agropolese e pisciottano. Mio papà era originario di Caprioli, come è noto, una frazione del capoluogo. Allora, Pisciotta, che tra l'altro questa settimana non poteva non essere al centro della nostra discussione, anche in virtù di una notizia importante che ha riguardato questo comune, ovvero la Pisciottana, la questione Nascimento. della frana di Rizzico, ormai decennale. Ci sono importanti novità per quanto riguarda i lavori, lo ha annunciato il presidente della provincia Franco Alfieri. E prima di far intervenire i nostri ospiti, ascoltiamo giusto qualche secondo di Franco Alfieri che annuncia appunto quelle che sono le novità per quanto riguarda Rizzico e i lavori sulla Pisciottana. Sì, un passo deciso, decisivo, perché abbiamo firmato il contratto in provincia dopo una serie di vicissitudini, però ecco, credo che in primavera inizieranno i lavori, c'è una dotazione finanziaria di 20 milioni e più la promessa della Regione Campania, che è sicuramente concreta, di metterci al riparo con un ulteriore finanziamento di 8 milioni per eventuali imprevisti, revisione prezzi, insomma, i prezzi stanno lievitando e mettendo insomma, a dura prova i cantieri aperti e quelli che si dovranno aprire. L'intervista è stata realizzata oggi dalla nostra collega Raffaella Giaccio e faccio intervenire subito i nostri amministratori per quanto riguarda questa notizia. In primavera al via i lavori, sembra, ovviamente usiamo il condizionale viste anche i precedenti, però sembra esserci una svolta per quanto riguarda questa strada che ormai da anni attendeva interventi. Allora, per quanto mi riguarda, oramai tutti sanno che è stata una procedura ultraventennale, questa dell'appalto, progettazione e appalto dei lavori della cosiddetta Pisciottana. I lavori consistono essenzialmente in una variante a tutta l'area che è infrana ed è una delle frane più importanti che affligge il sud, tant'è vero che anche il tronco di collegamento delle ferrovie dello Stato è stato oggetto di interventi per svariate decine di milioni di euro. E io sono convinto, ma tutti siamo convinti, che questa è veramente la volta buona, nel senso che la copertura finanziaria c'è, il contratto è stato già firmato e purtroppo c'è stato un ritardo incolpevole da parte anche dell'apparato amministrativo, ed è stato dovuto questo ritardo di quasi un anno, in quanto il titolare dell'impresa di costruzioni che sarà aggiudicato il lavoro in prima battuta è venuto meno, e quindi hanno rinunciato il LATI e l'associazione di imprese. La prima che si era aggiudicata i lavori ha rinunciato all'appalto e quindi è subentrata la seconda classificata. I lavori si dovrebbero concludere entro 3 anni e noi siamo convinti, come ha anche detto il presidente della provincia, che comunque inizieranno a breve, perché in effetti
Le procedure sono state tutte quante espletate e completate, il progetto esecutivo è stato depositato e quindi anche noi, come amministrazione comunale, abbiamo contribuito, grazie all'impegno anche dell'assessore, dell'ex assessore ai lavori pubblici, perché avevamo un problema, molto grosso con la sovrintendenza, nel senso che questo lavoro fu appaltato in un primo momento. Alcune decine di anni fa, senza i pareri della sovrintendenza. Siamo riusciti attraverso uno studio approfondito ad ottenere questo parere, quindi abbiamo facilitato il compito per quanto riguarda l'appalto. Ecco, sentiamo anche l'assessore su questo argomento. Sì, è un momento importante per la nostra comunità perché la strada, naturalmente, che finora è stata in condizioni purtroppo di non agibilità, ha rappresentato sicuramente un danno alle attività commerciali, al nostro sviluppo. Come diceva l'avvocato Marsicano, il quale è delegato ai lavori pubblici, adesso è questa la volta buona in cui finalmente potremo dare il giusto volano di sviluppo al nostro comune, così come merita, come uno dei comuni a maggiore vocazione turistica del territorio cilentano, sulla nostra costa. L'avvocato Mautone, Bruno Mautone, conosce bene la nostra costa, penso che può confermare sia le bellezze che abbiamo naturalistiche, nonché tutte le attività turistiche che naturalmente necessitano di questa arteria affinché possiamo avere un incremento delle nostre presenze, che sono già moltissime e in aumento ogni anno. Ecco, l'avvocato Marsicano da questo punto di vista, essendo anche un imprenditore nel settore turistico, magari può dirci quanto ha influito appunto questa interruzione stradale anche sull'economia di questo territorio? Certamente la ricaduta in termini di disagio, soprattutto per i turisti, è stato enorme. E chiaramente questo disagio, si è concretizzato poi in un danno economico, per tutte quante le attività turistiche e commerciali del comune di Pisciotta, ma non solo del comune di Pisciotta, perché è stato penalizzato anche molto il comune di Ascea, nel senso che i nostri due paesi, Ascea Capoluogo e Pisciotta Capoluogo, come Marina di Pisciotta, sono rimasti completamente tagliati fuori dai flussi turistici più importanti. Poi si deve aggiungere anche un altro aspetto importante, che noi a spese dell'amministrazione comunale, in tutti quanti questi anni, ci siamo dovuti, sapete benissimo, Bruno lo sa meglio di me, che purtroppo i piccoli comuni hanno delle risorse limitatissime per affrontare i problemi della viabilità. E noi in questi anni abbiamo dovuto sobbarcarci l'onere di tenere aperto, per i mezzi di soccorso quel tratto stradale, pagando con le nostre risorse sia il monitoraggio che la manutenzione. Quindi, i danni sono stati enormi. Tenete conto che io, tra l'altro, ho un'attività turistica che è la prima, subito dopo la frana. Quindi, diciamo, ma anche le altre attività ne hanno risentito, enormemente. Però voglio anche affidarvi un'altra riflessione, ma questo è un discorso più generale che io faccio. Il problema della viabilità è un problema che va affrontato, ma non attraverso la realizzazione di grandi opere. Perché io sono convinto che per mantenere un certo target, un certo livello di qualità proprio dal punto di vista turistico, noi dobbiamo rendere tutti quanti i nostri territori percorribili in sicurezza. Ma non abbiamo bisogno di grandi vie di collegamento tipo superstrade, eccetera. È chiaro che quello che è indispensabile per tutta quanta l'area sud del Cilento è il collegamento Agropoli-Eboli. Quello assolutamente è una delle opere primarie che dovrebbe essere realizzate. E io devo per la verità, anche se appartengo ad uno schieramento politico diverso,
devo riconoscere al presidente Alfieri un impegno per la realizzazione di quest'opera. Noi abbiamo bisogno di accorciare i tempi di percorrenza, soprattutto nel tratto Agropoli-Battipaglia. Anche tenendo conto di un altro fatto molto importante, perché per poter destagionalizzare, ovvero per poter allungare la stagione turistica anche ai mesi di bassa stagione, perché oramai gli effetti climatici ce lo Sì. consentono, perché in effetti il bel tempo inizia a marzo qui da noi e finisce a novembre. Quindi, diciamo, anche in previsione e in occasione del completamento della pista dell'aeroporto di Ponte Cagnano, cioè a luglio, da quello che sappiamo, dovrebbero atterrare i primi charter, quindi potremmo veramente cominciare a fare un discorso di turismo internazionale. E sappiamo che il turismo internazionale ha come conseguenza immediata e diretta il prolungamento della stagione turistica. Tant'è vero che noi nel Cilento, a differenza che in Costiera Amalfitana, nella penisola sorrentina, non siamo interessati in maniera adeguata da questo turismo estero. Quindi, con l'aeroporto e con questa bretella di raccordo a scorrimento veloce tra l'uscita autostradale di Eboli e l'inizio della Cilentana, quindi ad Agropoli, noi accorceremo moltissimo i tempi di percorrenza. Se voi considerate che da Francoforte a Napoli Capodichino si impiega 1 ora e 50 e poi da Napoli a Pisciotta ci vogliono minimo 3 ore. Minimo 3 ore, Quindi sì. questo ci mette nelle condizioni di non poter essere competitivi con la Costiera Amalfitana, con la penisola sorrentina e con altre località turistiche. Bruno, due riflessioni. La prima per quanto riguarda la Pisciottana, una strada per la quale si è atteso tanto, la burocrazia anche in questo caso è in qualche modo stata negativa sull'iter, al di là poi dell'aspetto economico. E poi la questione, come diceva l'avvocato Marsicano, della bretella, la famosa bretella, che effettivamente è rilevante non soltanto per l'area nord del Cilento, ma anche per quella più a sud, al contrario magari di quanto dice qualche amministratore che invece sollecitava altri interventi, vedi la strada del parco. Le riflessioni che abbiamo sentito da parte dei due amministratori del comune di Pisciotta sono assolutamente condivisibili. Io pure, come il collega avvocato Nanni Marsicano, sono d'accordo sulla impostazione e sulla focalizzazione di interessi e di prosperità economica che potenzialmente può portare la cosiddetta bretella, che dalle autostrade porta immediatamente ad Agropoli e quindi nell'entroterra del Cilento. Purtroppo la miopia politica o la gelosia politica, per non dire la imbecillità politica di taluni esponenti anche di centrodestra, che solo per partito preso si schierano contro, solo perché tale iniziativa viene, tra virgolette, sposata, sponsorizzata in primis da Franco Alfieri, veramente lascia il tempo che trova. Speriamo ed è ridicola. Io quindi mi immedesimo e condivido in toto quanto detto da Nanni Marsicano. Qua non si tratta di schieramenti politici, ma si tratta veramente di valutare serenamente opere che servono al territorio. La burocrazia, certo, è stata lunga, Ernesto. Io però ci tengo a sottolineare il ruolo propulsivo del sindaco Liguori, di Nanni Marsicano, di Assunta Giaquinto, e mi ricordo addirittura che in qualche nostra trasmissione, Ernesto, di qualche anno fa, Nanni Marsicano sottolineava l'urgenza e la necessità di svolgere i lavori connessi alla realizzazione di questa importante arteria stradale che viene mortificata da una delle frane, come si diceva prima, più grandi dell'intero meridione. Tra le altre cose, i flussi turistici che vengono favoriti da infrastrutture viarie efficienti
favoriscono anche la nostra cittadina, Agropoli, perché può essere il punto di partenza per delle, tra virgolette, fughe turistiche in paesi che attualmente sono difficilmente raggiungibili e che permetterebbero di valorizzare quindi l'entroterra cilentano e la stessa Agropoli. Devo dire che i pisciottani sono fortunati ad avere un'amministrazione così attiva e così propulsiva, poiché, devo dire la verità, non sempre e non quantomeno in maniera continua, amministratori di enti locali si sono dimostrati così interessati e così acuti nelle loro riflessioni e nel ruolo di sollecitudine. Non è un'opera chiaramente comunale, è un'opera sovracomunale, addirittura 20 milioni di euro più 8, 28 milioni, e quindi meno male un comune virtuoso come Pisciotta viene premiato. Ecco, mi soffermo ancora sul turismo, visto che abbiamo due figure che sono legate a questo settore, l'avvocato Marsicano come imprenditore nell'ambito appunto turistico, mentre l'assessore Giaquinto si è data molto da fare anche sul territorio con varie iniziative. E diciamo che Pisciotta ci siamo resi conto quest'estate parlando sia con il sindaco Liguori, ma soprattutto ascoltando diversi turisti che chiedevano informazioni, Sì. che Pisciotta ha avuto un suo rilancio, non tanto, no, non soltanto per quanto riguarda la fascia costiera, ma proprio il borgo di Pisciotta, un autentico gioiellino ben curato. Quindi effettivamente facciamo innanzitutto i complimenti. Lo avete notato anche voi, questa crescita, questa attrattiva che ha creato appunto il borgo di Pisciotta, quindi non soltanto la fascia costiera come avviene in molti altri territori, ma anche appunto il capoluogo. Pisciotta urbanisticamente è privilegiata, è una meta privilegiata perché è una rocca che è rimasta intatta in pietra, con bellissimi palazzi, alcuni dei quali conservano ancora arredi, delle cappelle gentilizie visitabili, per cui camminare proprio per le strade della nostra cittadina rende anche un soggiorno estivo diverso rispetto alle marine, che sono solitamente affollate, anche più calde. In effetti a Pisciotta si gode anche di un clima abbastanza fresco, anche d'estate, quindi contrariamente a quello che accade nelle altre cittadine della costa, noi abbiamo moltissimo ritorno turistico proprio a Pisciotta Capoluogo, che è meta soprattutto di intellettuali, di artisti, di professori, anche di stranieri, quali addirittura provenienti da paesi nordici, hanno acquistato casa a Pisciotta e devo dire con piacere li vediamo anche in inverno, anche in questo periodo. Noi vediamo inglesi, olandesi, Svedese. svedesi che hanno acquistato immobili e godono di un clima privilegiato, perché ovviamente anche in estate, anche in inverno è molto mite, nonché anche dell'accoglienza poi dei cittadini pisciottani, quali hanno fatto da sempre, come dire, amicizia con tutti e quindi si sentono come in una grande famiglia che è poi rappresentata dalla piazza di Pisciotta. Quindi questo ci ha privilegiato. La gente è innamorata del territorio, innamorata di Pisciotta, dei vicoli, delle case in pietra, e non verranno modificate. Queste case resteranno così perché sono queste la vera risorsa poi turistica, perché appunto è la caratteristica, la peculiarità della tradizione, anche del metodo, diciamo, di costruzione che noi abbiamo. Noi non abbiamo palazzoni sulla costa, abbiamo dei posti molto molto conservati e che quindi rappresentano la vera ruralità del nostro turismo, il cuore proprio anche dell'animo pisciottano che da sempre alberga in questi vicoli che stiamo vedendo nelle immagini. Ecco, avvocato, invece per quanto riguarda una eventuale programmazione futura, secondo lei su cosa bisogna investire maggiormente? Vabbè, prima di parlare delle cose da fare, vorrei intrattenere i telespettatori sulle cose che sono state già fatte. Perché noi crediamo molto, innanzitutto crediamo in un modello turistico diverso dal solito modello balneare. Nel senso che ci siamo resi conto, ma questo è verificabile poi nei risultati,
turistici di tutti quanti i centri turistici della costa. Cioè, dobbiamo avere la capacità di offrire una visione turistica di tipo diverso dal solito. Cioè, dobbiamo essere capaci di collegare, diciamo, equilibrare il mare, il turismo balneare con il turismo esperienziale. Che cosa intendo io per il turismo esperienziale? È quel tipo di turismo che può essere fatto nell'entroterra, nei centri, nei borghi medievali e non solo medievali, nei castagneti, negli uliveti. Cioè, praticamente dobbiamo avere la capacità di offrire al turista non solo il nostro splendido mare e il sole, ma anche quel patrimonio immateriale, anche di tradizioni. Mi riferisco per esempio al patrimonio enogastronomico. Noi quest'anno, per esempio, abbiamo organizzato una manifestazione il 24 e il 25 giugno che ha avuto un bellissimo riscontro e una manifestazione intitolata e dedicata alle storie di Olio e di Alici, perché noi in effetti la nostra comunità si caratterizza per queste due preziose risorse. L'olio pisciottano, che è un olio particolarmente la cui qualità prende proprio il nome dal nostro paese, che è una qualità autoctona, che è un olio dolce, gradevole, delicato, adattissimo per la cucina di pesce, di mare. E poi abbiamo le famose alici di Menaica, le alici sotto salatura, che sono un'altra fonte di ricchezza, non soltanto culturale, ma anche economica. Abbiamo quest'anno organizzato il porto, siamo riusciti a garantire la navigazione, quindi a dragarlo con delle risorse comunali, e per la prima volta siamo riusciti a rendere il porto perfettamente agevole, aumentando quindi anche, migliorando i servizi e migliorando le entrate economiche, entrate che saranno reinvestite con ulteriori interventi che saranno realizzati. Abbiamo garantito al porto l'assistenza all'ormeggio per 24 ore con la sorveglianza notturna. Abbiamo organizzato una serie di manifestazioni culturali importanti. Eliminato Abbiamo, le barriere sì, architettoniche anche per l'accesso abbiamo, alla marina, sì, tutto. abbiamo realizzato una bretella di raccordo al famoso percorso alternativo. Abbiamo realizzato e completato i lavori della sala polifunzionale. Finalmente a Pisciotta Capoluogo abbiamo una sala che ci consentirà anche nel periodo natalizio di organizzare concerti, il concerto di Natale, delle rappresentazioni teatrali. È stato appaltato e nei prossimi giorni saranno avviati i lavori di completamento del tratto della piazza, quindi con un lastricato in pietra e il rifacimento di tutti quanti i sottoservizi. Diciamo, ci sono una serie di iniziative che abbiamo già messo in atto, cioè dobbiamo avere la capacità di diversificare l'offerta turistica e soprattutto offrire ai nostri ospiti cultura e tradizione. Parliamo anche della fascia costiera. Lei prima ha fatto un accenno al porto di Pisciotta, che, come effettivamente diceva, ha avuto seri e sempre problemi, e però c'è anche un tratto sabbioso, anche quello, vista anche la vicinanza poi con Palinuro, è una meta ambita. Si è fatto abbastanza, in passato ci sono state anche delle critiche per quanto riguarda la gestione del litorale, però per esempio negli ultimi anni avete investito anche, come diceva, in servizi, quindi questo è un altro tassello importante per il turismo. Guardate, il discorso è sempre lo stesso. Ora si sono aperti una serie di bandi, quindi anche i fondi della coesione, quindi un altro provvedimento importante che ci potrà aiutare molto. Il problema è sempre lo stesso.
Bruno, l'avvocato, lo conosce benissimo quali sono le problematiche, perché anche lui è stato un amministratore, di valore e quindi conosce benissimo quali sono i problemi delle nostre piccole comunità e delle nostre zone che sono purtroppo emarginate. C'è una bellissima novità, veramente una novità che potrà dare una svolta non solo economica ma anche sociale. Io devo ricordare, perché molti se ne dimenticano, che quando sono state introdotte le zone, le famose ZES, le zone speciali, che erano le zone, diciamo, più disagiate dal punto di vista economico, noi con la programmazione fatta dalla Regione Campania eravamo il Cilento, soprattutto tutta quanta l'area sud della provincia di Salerno, era rimasta completamente fuori dalla zona speciale, perché la zona speciale, decisa dalla regione, dai politici della regione Campania, si fermava nell'agro-nocerino sarnese. Con un decreto legge, del 24 novembre, il numero 124, se non erro, è stata introdotta una novità che sarà decisiva per lo sviluppo dell'intero sud, perché tutti quanti i fondi di sviluppo e coesione, che sono circa 32 miliardi, saranno tutti quanti impiegati per la zona speciale unica, nel senso che il governo, bene ha fatto, e io condivido questa scelta, ha ampliato, ha esteso tutta la ZES, tutta la zona economica di sviluppo a tutto il sud, quindi alla Basilicata, alla Campania, alla Puglia, alla Sardegna, alla Sicilia, alla Calabria. Quindi in effetti noi avremo la possibilità, attraverso questi fondi, che saranno della programmazione 2024-2034, dureranno 10 anni, avremo la possibilità di affrontare, per esempio, uno dei problemi maggiori che affligge tutto quanto il tratto costiero è il fenomeno dell'erosione costiera. Nel senso che il fenomeno dell'erosione costiera è un fenomeno che va arginato al più presto, nel senso che le opere di contenimento che sono state realizzate con lo stanziamento del Ministero degli Interni si sono fermate ad Ascea. E non so fino a che punto sono delle opere particolarmente efficaci, ma tutto quanto il tratto costiero è assolutamente, le spiagge sono oramai quasi completamente inesistenti e anche le strutture turistiche, i lidi balneari, molte fabbricati, molte abitazioni, molti borghi marinari, sono veramente a rischio. Rischiano di essere cancellati dalla scena naturale. Quindi, questi fondi, uno delle prime, tra l'altro, la provincia ha fatto uno studio, ha avuto un finanziamento per circa 1 milione, più di 1 milione di euro, e dovrebbe completare, però se ne parla, sono anni, e ancora questo studio, questo progetto non è stato ancora depositato, quindi io invito pubblicamente il presidente, l'avvocato Alfieri, di porre mano immediatamente a questa emergenza. L'erosione costiera è una delle prime emergenze che deve essere affrontata e attualmente noi avremo anche i fondi europei per poter affrontare questa vera e propria emergenza. Poi c'è un altro problema importante, il problema dei trasporti, i trasporti ferroviari. Noi dobbiamo migliorare il trasporto interregionale, perché è chiaro che prima o poi il Cilento rimarrà completamente fuori dall'alta velocità. Quindi noi dobbiamo immediatamente porre mano ad un progetto di miglioramento e quindi acquisto di nuove carrozze, miglioramento delle stazioni ferroviarie, delle aree, di sosta,
Quindi dobbiamo ragionare in termini di una visione turistica globale che deve essere anche frutto di un confronto con le amministrazioni locali, perché fino a qualche anno fa ci hanno imposto delle scelte dall'alto, però delle scelte che si sono dimostrate assolutamente sbagliate. Quindi devono sentire l'opinione di chi vive nel territorio. È come quando, e Bruno lo sa meglio di me, catapultavano i candidati al Parlamento, ai collegi uninominali, da Milano, da Torino, da Pagani. Politica significa affidare la guida delle sorti dei cittadini a chi vive nel territorio, a chi conosce i problemi del territorio. Ripeto, Franco Alfieri è lontanissimo dalle mie posizioni politiche, però è uno dei pochi politici che ha una visione pragmatica, cioè ha un approccio ai problemi, un approccio guidato dal buon senso, nel senso fino a questo momento le cose che propone, a prescindere da chi è di destra, chi è di sinistra, chi è di centro, però lui occupa un ruolo importante di guida in questo momento della provincia e quindi quelle scelte che lui ha proposto e che noi condividiamo devono trasformarsi in un progetto più ampio, in una visione generale di sviluppo dell'intero territorio cilentano, perché noi abbiamo dei problemi enormi, abbiamo soprattutto il problema dello spopolamento, i nostri giovani non hanno occasioni di lavoro. Noi non possiamo pretendere che i nostri giovani e giovani, dopo aver studiato anni a facoltà importanti, facoltà scientifiche e informatica, economia e commercio, qui da noi non ci sono queste occasioni di lavoro. Noi dobbiamo puntare sulla formazione professionale, dobbiamo mettere in condizione i nostri giovani di potersi formare anche per le attività professionali strettamente legate al turismo. Certo. Noi imprenditori abbiamo un problema enorme, non troviamo personale, c'è una penuria di personale paurosa, molte attività lavorano a scartamento ridotto proprio perché non trovano il personale adatto, anche perché purtroppo le nostre sono attività stagionali. Quindi diciamo la politica deve avere la capacità di confrontarsi con chi vive nel territorio, confrontarsi con le associazioni, con le amministrazioni comunali, con tutti coloro, con gli operatori turistici, con gli imprenditori agricoli. C'è il problema, per esempio, dell'agricoltura, no? Ma come si fa a parlare di sviluppo economico-sociale nel Cilento e nell'entroterra del Cilento se non si affronta una buona volta il problema dei cinghiali? Cioè, vi rendete conto che la maggior parte degli uliveti vengono abbandonati, i frutteti vengono abbandonati? Non è possibile più svolgere le attività agricole tradizionali, perché comunque il nostro territorio, le nostre campagne sono invase da branchi di cinghiali che distruggono muri a secco, reti per la raccolta delle olive, vigneti, recinzioni. Cioè, dobbiamo cominciare a parlare delle cose importanti, dei problemi importanti. Penso che questo sarà una buona occasione perché arriveranno anche i soldi, perché io mi rendo conto, è inutile lamentarsi se poi non abbiamo le risorse economiche. Ma se queste risorse economiche arriveranno, come stanno già arrivando, devono essere spese bene e soprattutto devono essere spesi questi soldi per risolvere i problemi importanti che abbiamo. Bruno. Ma guarda, è da sottoscrivere. Mi ricordo che quando venni eletto sindaco, una delle prime problematiche che mi ripromisi di studiare come amministratore era quello appunto dell'erosione del mare.
Mi ricordo un episodio pure molto particolare, ci rivolgemmo ad uno scienziato, Oppenheimer, addirittura il figlio del grande fisico che, ahimè, contribuì alla riuscita della bomba H, Oppenheimer, e mi ricordo un episodio molto simpatico, gli chiedemmo che ci voleva un curriculum, no, per poter esprimere una relazione scritta, e lui disse sì, di quante pagine vi serve, deve dire, in realtà era un luminare, e da allora devo dire che ad Agropoli qualcosa poi si è iniziato a fare, parliamo più di 20 anni fa. Ha assolutamente ragione il consigliere Nanni Marsicano nella sua lungimiranza e nella sua acutezza. L'erosione marina è un problema decisamente importante e prioritario. Del resto, i turisti, quantomeno nella stagione estiva e quindi di maggiore floridezza economica, vengono attirati dalle nostre coste e dal nostro mare. Altro problema è quello dei trasporti, come diceva lui, indubbiamente il Cilento è alquanto penalizzato e purtroppo si profila all'orizzonte un pericolo di una cattedrale del deserto, cioè di una linea ferroviaria ulteriore nuova che bypassa il Cilento. E quindi addirittura non solo si parla di rafforzare quelle che sono le fermate e pure le stazioni da un punto di vista materiale, ma si profila una serie di dismissioni. Ecco perché è importante il ruolo degli enti locali e qui voglio sottolineare la grande, grande attività del comune di Pisciotta, che è stato uno dei comuni che si è costituito nell'ambito del TAR, contestando questa decisione, no? Che vorrebbe, speriamo di no, costruire una cattedrale nel deserto, una nuova dirompente linea ferroviaria con problemi ecologici, con problemi di frane, con problemi addirittura di sismicità, che dovrebbe essere alternativa al Cilento e farla nel Vallo di Diano. Qua non si tratta di campanilismo, si tratta di utilizzare opere che già esistono, si tratta di evitare sprechi di decine e decine di milioni di euro, oltretutto localizzandoli in modo incerto in zone dove non vi è un'alta demografia, in zone dove non vi sono centri turistici, e quindi bypassare il Cilento veramente è una idiozia tout court. Condivido anche la impostazione sulla formazione dei giovani che devono essere messi in condizioni di poter lavorare. Le condizioni ci sono. Pisciotta, come altri centri costieri e che vantano pure una fetta di territorio interna, hanno tutte le carte in regola per essere fiori all'occhiello del turismo cilentano. Mi piace ricordare che il comune di Pisciotta, anche se breve tempo, all'inizio del Settecento, fu per un breve periodo il comune più popoloso dell'intero Cilento, e questo è un dato storico molto molto interessante. È una cittadina, come diceva Assunta Giaquinto, munita di palazzi nobiliari e tra l'altro ricchi di arredi e di mobilio d'epoca, molto molto pregiato. Quindi una cittadina che si è valorizzata grazie all'attuale amministrazione, è una cittadina che ha tutte le carte in regola per poter, tra virgolette, decollare, così come speriamo decollerà l'aeroporto di Ponte Cagnano. Ecco, parliamo di mobilità tra poco, prima un break pubblicitario, torniamo tra pochissimo.
Riscaldo Pellet, la qualità che riscalda la tua vita. Fornitura di legna per camini e stufe, fornitura di legna per pizzerie. Caldo Pellet distribuisce anche pellet di alta qualità. Caldo Pellet lo trovi ad Agropoli, telefono 0974 82 20 13. Per tutti gli amanti degli animali al Decomaxi Store c'è Aioka, il pet store con tantissima scelta. Linea secco cane e gatto delle migliori marche come Hills, Royal Canin, Pro Plan, Monge, Pro Life. Accessori e abbigliamento per cani e gatti, casette in legno e plastica, tutto per l'acquariologia e l'ornitologia, pesci tropicali, tartarughe, volatili e pappagalli, ma anche criceti, coniglietti nani e ariete. E per il benessere e la bellezza dei tuoi animali domestici trovate integratori, shampoo e soluzioni, igienizzanti, accessori e attrezzi per la toilettatura. In più targhette con incisioni per ritrovare i tuoi amici animali. Aioka del gruppo Infante vi aspetta presso il Maxi Store Deco a Vallo della Lucania e ad Agropoli tutti i giorni dalle 9 alle 21. Seguiteci su Facebook e Instagram. Fisiomedica, centro medico e riabilitativo dei dottori Elvira Serra e Schettino. Specializzata in terapia del dolore, ozonoterapia, visita radiologica, fisiatria e medicina generale. Ortopedia ed esame del piede, visite ecografiche, angiologia, cardiologia, Doppler venosi, fisioterapia, riabilitazione, laser e Tecart terapia. Rieducazione motoria, ginnastica posturale e funzionale, psicologa e psicoterapia. Fisiomedica. Il centro della tua salute. Via Nitti 1 Agropoli Salerno, telefono 347 64 33 553. E ben ritrovati a Palazzo di Città, parliamo di Pisciotta con l'assessore Assunta Giaquinto e il consigliere Nanni Marsicano. E proprio all'assessore volevo far fare una riflessione prima di parlare del tema dell'alta velocità che ha introdotto Bruno. Diciamo che Pisciotta è tra le località fortunate perché negli ultimi anni ha avuto la possibilità anche di avere delle fermate nella stazione dell'alta velocità. Poi a proposito di mobilità, anche se lì, come dicevamo, avete anche un problema del porto e poi quest'anno c'è stato in realtà un problema, parlo del metro del mare, però anche quello è un servizio utile dal punto di vista turistico. Ma guardi, io ne dubito che il metro del mare sia un servizio utile dal punto di vista turistico. Possiamo, diciamo, ovviare con maggiori fermate dei treni, di cui abbiamo bisogno sicuramente, abbiamo bisogno di collegamenti più veloci e con meno fermate intermedie provenienti da Napoli verso Pisciotta, perché noi attualmente, come diceva l'avvocato Marsicano, per arrivare da Napoli a Pisciotta occorrono 2 ore, un tempo molto più lungo di quanto può essere quella di un volo aereo dalla Germania a Napoli. Abbiamo bisogno di un maggiore collegamento e soprattutto di più treni, più corse, ma questo anche d'inverno per i pendolari, perché abbiamo una problematica anche relativa a coloro che vanno a lavorare a Salerno, perché purtroppo nei nostri comuni piccoli non ci sono molte attività, non c'è l'università, non ci sono centri, non ci sono industrie, quindi c'è anche una certa mobilità mattiniera che pure viene penalizzata da pochissimi treni, sia in partenza che per il rientro.
Quindi sicuramente un incremento di queste corse ci potrebbero fare comodo, così come d'estate, un maggior numero di treni che non proseguono per la Calabria perché arrivano già sovraffollati e quindi treni che vengono diretti esclusivamente al Cilento per poi magari morire a Sapri. Invece per quanto riguarda l'alta velocità, è un settore sul quale investire, come diceva Bruno Mautone, il comune di Pisciotta ha sostenuto proprio la conferma del passaggio dell'alta velocità sulla linea tirrenica e poi ribadisco, voi avete avuto la possibilità di avere delle fermate dell'alta velocità, quindi anche da questo punto di vista è importante investire ancora? Sì, è importante investire ancora. A noi sicuramente ci fa molto comodo il transito e quindi le fermate delle Frecce, che sono ormai un modo di muoversi in Italia quasi alternativo agli aerei. La Freccia Rossa è sicuramente una grandissima comodità che raggiunge in pochissimi minuti le città più importanti d'Italia. Questo è quello che ci serve. Non ci serve una linea che debba distruggere le nostre montagne o che debba distruggere la costa e il litorale, così come si è preventivato di fare nel Vallo di Diano, cosa a cui noi, appunto, come diceva l'avvocato Motone, ci siamo costituiti in tutte e due le cause proposte dal comune di Eboli e dal comune di Battipaglia. Noi ci siamo costituiti perché siamo contrari a questo tipo di intervento che dilania il territorio e non comporta poi una reale utilità, perché sostanzialmente poi andarsi a fermare nel Vallo di Diano comporterebbe un aumento di viaggio poi verso la costa. Quindi diciamo è stata una scelta distorta questa fondamentalmente, non so, forse dettata dal carattere orografico delle tratte che si vogliono andare a realizzare, ma che sicuramente penalizza tutta la costa e determina un enorme sborso di denaro, oltretutto anche la perdita della casa per alcune persone che si trovano poi su quel tratto, che pure si sono costituiti in giudizio per rappresentare le loro ragioni. Quindi sicuramente, diciamo, l'intento del Comune di Pisciotta, così come la volontà che ha spinto l'amministrazione, il sindaco a costituirci in giudizio, è quella di evitare quel percorso di alta velocità che passa nel Vallo di Diano, tentando appunto di ipotizzare una linea alternativa che possa favorirci, ripeto, senza naturalmente stravolgimenti ambientali che non ci servono e cui comunque siamo contrari. È possibile una via di mezzo, quindi un incremento delle Frecce, un incremento del trasporto regionale che ci possa aiutare e favorire per consentire una maggiore mobilità dei turisti, soprattutto nel periodo estivo, così come dei pendolari. All'avvocato Marsicano invece sì. Aggiungere anche perché in effetti determinate scelte politiche delle volte, mi riferisco proprio alla scelta del nuovo percorso dell'alta velocità, sono delle volte, più volte, sono il più delle volte sono ispirate da ragioni di carattere economico che penalizzano alcuni territori e ne favoriscono altri. Io voglio affidare soltanto una riflessione, cioè si spenderanno non decine di milioni di euro, ma miliardi di euro per questa nuova linea, che sostanzialmente che cosa fa? Danneggia un territorio e ne favorisce un altro, nel senso che emarginando tutto quanto il Cilento e quindi bypassando completamente il Cilento, quindi partire da campagna, arrivare a Buon Abitacolo. Quindi si penalizza tutto quanto il Cilento, quindi tutta quanta l'area a vocazione turistica cilentana, quindi da Agropoli, Castellabate, Casalvelino, Pisciotta, Ascea, Palinuro, Sapri, per favorire chi? Per favorire la Basilicata e la Calabria, perché poi che cosa fanno in effetti? Questo progetto che cosa prevede? Prevede che noi rimaniamo completamente fuori e poi da Buon Abitacolo si arriva a Praia Mare. Quindi praticamente da Calabria, anche la Basilicata, perché a Maratea è collegato, inizia da Maratea, quindi il ritorno sulla fascia costiera. Quindi veramente è stata una scelta scellerata e io spero veramente che si riesca a fermare o comunque ad ovviare a questo problema, però purtroppo dalle notizie che io ho
È una scelta quasi irreversibile perché difficilmente cambieranno idea. Non penso che il governo, deciderà di rivedere quel progetto. Apro una parentesi, mentre parliamo oggi c'erano due cause importanti, una che riguarda Agropoli, il Consiglio di Stato che decide sulla validità delle elezioni, e l'altra invece il TAR che decide proprio sulla linea alta Sì. velocità, un ricorso presentato dal Comune di Eboli e altri enti che poi si sono associati proprio su questa nuova linea. Avvocato Marsicano, volevo farle fare una riflessione che ovviamente riguarda anche Pisciotta. Quanto basta la buona volontà degli amministratori locali se poi ci sono però altri enti sovracomunali che tagliano continuamente i servizi. Sulla viabilità si hanno difficoltà a intervenire, sulla mobilità ci sono tagli continui, sulla sanità lo stesso comune di Pisciotta ha anche difficoltà a garantire i turni, ad esempio, della guardia medica. Quindi effettivamente dei problemi ci sono, quindi gli amministratori locali possono far tanto, ma fino a un certo punto. Lei ha perfettamente ragione, però io voglio rivolgermi al buon senso dei telespettatori. Allora, noi abbiamo abolito, sostanzialmente, abrogato la provincia. Abbiamo fatto uno degli errori politici storici, uno dei peggiori errori politici che la sinistra abbia commesso in questi dal dopoguerra ad oggi. La riforma Delrio ha sostanzialmente non solo delegittimato gli amministratori, perché voi sapete bene che noi domani andremo a votare i consiglieri provinciali e andremo noi consiglieri comunali, sindaci, a votare. Quindi è un'elezione indiretta, nel senso che è stata introdotta questa stupidità, questa imbecillità politica, per cui i consiglieri provinciali, il presidente della provincia, non vengono eletti direttamente dai cittadini, ma vengono eletti dai consiglieri comunali e dai sindaci. A questo poi bisogna aggiungere un'altra stupidità politica, che la provincia, che era uno degli enti più vicini ai territori, voi vi ricordate la figura del cantoniere stradale? Vi ricordate quando le nostre strade provinciali erano pattugliate, erano manutenute dai cosiddetti cantonieri stradali, dai stradini, li chiamavamo una volta, no? Che pulivano le cunette, che impedivano le frane, nel senso che noi, spendendo poche risorse economiche, potremmo evitare di poi spendere milioni di euro, perché è l'inefficienza, è la mancanza di manutenzione delle cunette che provocano poi i dilavamenti e provocano i movimenti franosi. Per cui noi potremmo spendere quello che abbiamo sempre speso per pulire tutte quante, per mantenere i valloni, mantenere le caditoie, mantenere i valloncelli, e impedire poi di intervenire con interventi che costano centinaia di migliaia di euro. E la provincia, che era un ente vicino ai comuni, perché in effetti la regione è stata sempre considerata, anche dalle piccole realtà come le nostre, lontana dai bisogni, dai problemi. La provincia è stata completamente esautorata di risorse economiche. Cioè, io mi rendo perfettamente conto dei problemi che ha il presidente Alfieri, che hanno gli amministratori provinciali, perché noi abbiamo centinaia di chilometri di strada da manutenere, tutta la viabilità provinciale, e che purtroppo non abbiamo le risorse economiche per poter mantenere il perfetto funzionamento, la manutenzione stradale. Non esiste più manutenzione stradale sulla viabilità provinciale. Noi addirittura, come comune di Pisciotta, noi in questi ultimi giorni, prima delle festività natalizie, proprio per evitare smottamenti e frane, stiamo utilizzando noi, a spese nostre, stiamo provvedendo alla pulizia delle cunette della strada provinciale. Quindi, una delle prime cose che bisognerà fare, bisognerà ridare forza
legittimità politica all'ente provincia. Bisognerà avviare questa riforma, far votare i cittadini per eleggere il proprio presidente della provincia e gli amministratori provinciali, e bisogna soprattutto restituire alla provincia, sottraendola alla regione, tutte quante quelle risorse necessarie per la viabilità, perché in effetti la provincia attualmente non ha i fondi, non ha le risorse economiche per mantenere un assetto stradale viario così esteso. Quindi queste cose i cittadini, i telespettatori devono saperle, perché ci sono delle responsabilità. La riforma del Rio ha un nome e un cognome: Partito Democratico Italiano. Mi sono spiegato? Questa visione statalista, accentratrice, noi abbiamo bisogno di essere liberi e soprattutto protagonisti per la gestione dei nostri territori. Le nostre scelte, le scelte dei cilentani, devono essere frutto del confronto nell'ambito del Cilento, nell'ambito delle nostre terre, dei nostri amministratori, dei nostri cittadini. Non devono essere frutto di scelte così come hanno fatto per l'alta velocità, e non deve essere frutto di scelte di un imbecille, perché io soltanto così devo definirlo chi ha concepito questa riforma dell'ente provincia. Però io mi ricordo di quando la provincia operava per i nostri territori. La provincia era un ente che funzionava, efficiente. Fatevi un giro attraverso tutta quanta la viabilità interna. Ci sono strade che sono sbarrate con transenne, con buche pericolose, in dissesto, che mettono in serio pericolo la circolazione stradale. Un notevole contenzioso anche relativo alla viabilità, un notevole contenzioso che rappresenta un costo per gli enti. Domani andiamo a votare, no? Ma che senso ha? Che senso ha? È chiaro che ognuno vota per i propri rappresentanti. Nel senso che è un'elezione che non serve assolutamente a nulla, ma che non dà neanche potere, non legittima i rappresentanti del Consiglio provinciale. Bruno. Sì, assolutamente, come suol dirsi, sfonda una porta aperta. Ne abbiamo parlato tante volte in Palazzo di Città con vari amministratori e con lo stesso presidente della provincia di Salerno. Quello che è impressionante è che l'ente provincia di Salerno non solo non riceve finanziamenti, ma addirittura versa la provincia di Salerno 28 milioni di euro a livello centrale, cioè veramente paradossale. L'ente provincia, che già ha delle risorse non illimitate, 28 milioni di euro, parlo della provincia di Salerno, deve mandarli al governo centrale. Veramente qualcosa di spaventoso e di ingiusto. Sono assolutamente d'accordo, le province vanno ripristinate con l'elezione popolare dei rappresentanti e devono essere potenziate. Tra le altre cose, la provincia di Salerno è una delle più vaste d'Italia. Vi è una rete viaria incredibilmente estesa, incredibilmente diffusa, e questo rende ancora più urgente, più attuale quel discorso testé ascoltato dal consigliere Nanni Marsicano. Sono assolutamente d'accordo e penso che vi sia una unanimità di vedute su questo. Franco Alfieri, il presidente della provincia, da un po' un politico nicchiava, diceva che era una riforma fatta male. Certo, diciamo che tra Del Rio e Renzi hanno una responsabilità precipua nell'affossamento di un ente intermedio e vicino a noi, qual è l'ente provincia. Ecco, allora, siamo ormai a ridosso del Natale, delle festività natalizie. Come diceva l'assessore in apertura, Pisciotta è un comune vivo anche in questo periodo dell'anno. Vogliamo parlare un po' anche delle iniziative messe in atto anche grazie alle tante associazioni, perché lì c'è comunque tanta attività, non soltanto d'estate, ma anche in questo periodo dell'anno. Sì, proprio in questo periodo c'è un ricco calendario di eventi,
sia a Pisciotta che nelle frazioni. E a Caprioli, ad esempio, è stato inaugurato il villaggio di Babbo Natale, che è stata meta di tutte le scuole del territorio, i quali, diciamo, tutti gli alunni delle scuole medie, delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria, sono stati in visita, quindi accolti da questa associazione di Caprioli, di giovani donne che hanno messo in piedi una vera e propria casa di Babbo Natale con dei percorsi, dei laboratori di artigianato per i bambini, di riciclo, di riuso, quindi anche con un alto valore didattico che adesso riaprirà nei giorni del 21, 22 e 23, sempre con le scuole, aperto anche al pubblico con un ingresso gratuito, quindi sicuramente un'attività anche che abbia, diciamo, un certo ritorno per il territorio. Anche a Pisciotta abbiamo concerti organizzati dalla Proloco. Quindi naturalmente diciamo noi vi invitiamo a venirci a visitare anche in questo periodo perché sicuramente anche le attività che vengono proposte in inverno sono sicuramente meritevoli di una frequentazione. Pisciotta anche d'inverno quindi offre molto, anche se noi diciamo rimaniamo in pochi sul territorio, rimaniamo noi affezionati e legati lo zoccolo duro proprio di questo territorio che resistiamo e dicevamo questi amanti, poi questi viaggiatori stranieri, quali hanno deciso di trasferirsi, abbiamo anche una folta, diciamo, anche una folta rappresentanza, di questi, nostri nuovi concittadini che potete trovare in piazza anche all'ora dell'aperitivo e quindi sicuramente ne vale la pena di venirci a trovare in questo periodo, vi invitiamo. Avvocato, è impossibile fare turismo nel Cilento in questo periodo dell'anno, comunque estenderlo ben oltre la stagione estiva? Io purtroppo devo dire che è un'impresa veramente difficile, però non dobbiamo desistere, non dobbiamo mai abbandonare la speranza. Noi abbiamo avuto la fortuna di vivere in una terra splendida, ma tutto quanto il Cilento, da Capaccio a Sapri. È una terra veramente benedetta dal Da Signore. E tutto. poi oltretutto noi abbiamo delle condizioni climatiche, nonostante qualche serata di freddo, stamattina c'era una giornata bellissima, Sì, ma una certo. giornata di sole con delle temperature miti. Gente che passeggiava in spiaggia, ho Sì. visto. Quindi. Quindi diciamo, non dobbiamo assolutamente perdere la speranza di migliorare, ma soprattutto, ma questa è una raccomandazione che io rivolgo ai giovani. Il Cilento, la nostra terra, ha delle grandissime potenzialità, enormi potenzialità. Io consiglio a tutti quanti i giovani, certamente, chiaramente, a continuare a studiare, ad impegnarsi, perché la formazione culturale è molto importante per affrontare la vita. Però consiglio a tanti giovani che finiscono le scuole medie superiori di scegliere delle discipline che possono trovare uno sbocco professionale ed economico nel turismo. E io ho deciso di fare l'imprenditore in tarda età. Io sono stato un collega del valoroso Bruno Mautone, nel senso che abbiamo calcato le aule dei tribunali insieme. Io ricordo con affetto e ammirazione questo avvocato e amico di grande valore. Quindi soltanto in tarda età, ma lo feci per una scelta di vita, perché ebbi una sorta di crisi professionale. Cominciai a rendermi conto che non riuscivamo noi, avvocati di una volta, veramente a svolgere il nostro ruolo, la nostra missione, come lo facevano i nostri maestri. Quindi a un certo punto mi sono un po' disaffezionato all'attività professionale e ho creduto, perché siccome mi sono sempre piaciute le sfide,
ho creduto di impiegare le mie ultime risorse al turismo e anche allo sviluppo del mio paese, perché penso di aver contribuito con le mie attività imprenditoriali, turistiche, a creare posti di lavoro e quindi a dare una mano a tanti giovani che lavorano presso le mie attività. Allora io consiglio ai giovani di non lasciare, di non abbandonare la nostra terra e di fare delle scelte che possono trovare degli sbocchi nelle nostre vocazioni economiche. E quali sono le vocazioni economiche della nostra terra del Cilento? Turismo, agricoltura e cultura. Se noi riusciamo a sfruttare il mare, il clima, gli uliveti, i castagneti, i boschi, la nostra splendida macchia mediterranea, il nostro patrimonio gastronomico, l'olio, le alici, tutti quanti i prodotti della nostra terra. Questo è il futuro economico per la nostra terra. E io penso e sono convinto, perché anche io ho due figli che studiano fuori e che io spero torneranno nel nostro Cilento, torneranno a Pisciotta a lavorare, a farsi una famiglia, a trovare una collocazione qui nel mio paese. È chiaro che non tutti quanti i giovani, perché chi sceglie di fare ingegneria meccanica, oppure sceglie di fare chimica, difficile, certo. È chiaro che non, però ci sono tante attività. Ci sono le attività, per esempio, ci servono dottori in agraria, ci servono medici, ci servono imprenditori turistici, ci servono addetti alla ristorazione, ci servono interpreti, ci servono guide turistiche, ci serve delle attività che potrebbero sicuramente consentire ai giovani di rimanere nel Cilento. Bruno, faccio fare a te una chiosa finale, siamo alle battute finale della trasmissione. Beh, condivido. Pisciotta è un centro particolarmente felice come posizione, come tradizione, come ubicazione, e devo spezzare una lancia al coraggio, alla capacità di Nanni Marsicano. Lui è molto modesto, in realtà è stato capace di realizzare delle attività turistiche meravigliose di altissimo livello, a livello proprio assoluto internazionale, delle bellissime strutture posizionate sul mare, quindi con una visualizzazione, insomma, del panorama fantastica, di alto livello, scegliendo bene le maioliche, i mattoni, dei vasi particolari, insomma delle strutture veramente molto belle, con tanti dipendenti e con tante presenze, quindi unendo qualità e quantità. Quindi se tutti gli imprenditori avessero il coraggio e la capacità mostrata da Nanni Marsicano, non direi avvocato pentito, perché è uno dei migliori in avvocati in assoluto, devo dire che il Cilento avrebbe fatto un bel balzo in avanti. Va lodata anche l'attività della giovane assunta, tra l'altro ha già fatto il vice sindaco qualche anno fa, quando era giovanissima, quindi veramente una squadra formidabile guidata da un uomo d'esperienza come il senatore Liguori, e che ha i fiori all'occhiello in Nanni Marsicano, in Assunta Giaquindo e altri componenti. E Pisciotta è fortunata in questi periodi non solo di per sé per essere un bel centro, ma per avere un'ottima amministrazione molto attiva e molto molto presente sul territorio. Ed ecco, noi sicuramente ritroveremo i nostri ospiti in primavera, sia per comprendere se sono partiti i lavori della frana di Rizzico, per capire le iniziative che si organizzeranno per la primavera e per l'estate, sia pubbliche sia private, visto che Nanni Marsicano ci ha abituato ogni tanto anche dei colpi di scena. Io sarò testimone oculare, perché praticamente ogni settimana vado a Pisciotta. Allora, grazie all'assessore Assunta Giaquinto. Grazie a voi. Grazie. Buona serata.
Grazie anche al consigliere Nanni Marsicano. Buonasera e ne approfitto per rivolgere un felice augurio di un splendido e sereno Natale a tutti quanti i telespettatori di InfoCilento, che tra l'altro è un social che io seguo con molta attenzione e interesse. Grazie mille, noi ci ritroveremo subito dopo la Befana, quindi dovrebbe essere il 9, martedì 9 gennaio 2024. Ricordo che Palazzo di Città va in onda ogni martedì sul canale 79 del Digitale Terrestre, sul sito infocilento.it e replica il mercoledì dopo l'edizione delle 13.55 del TG. Grazie anche a Bruno Matone che ritroveremo. Grazie, grazie, buon Natale, buone feste alle spettatrici e agli spettatori. Magari anche Nanni Persicano può essere inserito, no, in quel inserto di auguri portato da persone che danno lustro al Cilento. Certamente. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti, buone feste e appuntamento al 2024.